Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei condividere con voi un esercizio che ho scoperto qualche mese fa, che ho trovato estremamente interessante e utile, che si chiama l'esercizio della linea della vita. Praticamente un esercizio che ci aiuterà a capire meglio noi stessi e il percorso che abbiamo fatto fino adesso. Quindi per fare questo esercizio avrai bisogno di un foglio e una penna, oppure lo puoi fare anche sul computer. E si tratta semplicemente di scrivere su una linea del tempo che puoi disegnare tutti gli avvenimenti più importanti, più salienti della tua vita e soprattutto con momenti di cambio, di trasformazione o quelle memorie che sono state particolarmente importanti, sono rimaste particolarmente impresse e cercare un pochettino di individuare di tutti questi momenti di cambio o di rivoluzioni importanti nella tua vita quali sono un pochettino le trasformazioni interne, gli apprendimenti che hai fatto, l'evoluzione del tuo personaggio durante tutto questo percorso. Quindi poter mappare un pochettino come si fosse proprio tutto il tuo percorso di evoluzione personale partendo dall'infanzia andando fino poi fino adesso. Diciamo che tutti noi abbiamo delle certe qualità che ci sono un pochettino intrinseche, che già quando arriviamo siamo un pochino più così o un pochettino più cosà, e poi dopo il nostro percorso di vita e quello che impariamo dai nostri genitori o quello che insomma attraversiamo si va creando poi il nostro personaggio. Quindi tutti noi abbiamo delle linee di apprendimento che sono uniche per noi, e in realtà se osserviamo bene potremmo vedere che ci sono molti elementi abbastanza ricorrenti nella vita di ognuno, come se ci fossero degli apprendimenti che si continuano a ripresentare continuamente sotto forme diverse e che poi dopo ci guidano attraverso vari stadi di questo percorso, come se in un certo senso la nostra anima fosse interessata ad imparare certe caratteristiche, certi attributi, certe abilità o magari un certo equilibrio fra due qualità apparentemente opposte che dobbiamo imparare a come dire, mettere insieme, sincronizzare, armonizzare, bilanciare. Capire questo è molto utile perché ci aiuterà a capire meglio quali sono queste qualità che noi ci interessano e che la vita diciamo ci continua a riproporre, appunto perché sono delle qualità chiave nel nostro percorso di vita. L'idea è che quando noi riusciamo a capire un pochettino meglio e a individuare queste linee, questi apprendimenti che si sviluppano nel corso della nostra vita, e riusciremo poi a capire meglio come possiamo avanzare e avere una visione di insieme migliore di tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso. Inoltre, dall'altro lato, quando riusciamo a capire un pochino meglio tutto ciò, questo ci aiuta anche a capire meglio dall'altra parte cosa possiamo, diciamo, offrire o portare in questo mondo. Quindi, molte volte, quelle che magari sono per noi le nostre più grandi sfide nel corso della nostra vita, o le nostre maggiori debolezze, si trasformano nei nostri maggiori punti di forza. Per esempio, un esempio abbastanza banale che si può fare: se una persona è sempre stata molto fisicamente rigida, bloccata, eccetera, e che ne so, si appassiona di ballo e deve fare molto sforzo, molta fatica per poi riuscire ad aprirsi, diventare flessibile, questa persona potrà aiutare una persona, per esempio, a diventare flessibile, a fare stretching, molto di più di una persona che fin da piccola è stata estremamente flessibile e aperta senza nessuno sforzo. Quindi, proprio lì dove c'è la nostra sfida, risiede la nostra maestria. E questa è una delle domande principali che questo esercizio ci porta a fare. Qual è la nostra maestria? Quali sono quelle cose che la vita mi ha insegnato a fare e che mi ha reso capace, mi ha reso abile a fare? Che possono essere cose concrete, un'abilità pratica, o possono essere anche delle cose più sottili, più energetiche, più magari a livello emotivo o a livello intellettuale. In certi casi potremmo vedere che quelle attività che ci sono particolarmente rilevanti per il nostro cammino di vita hanno un doppio effetto su di noi, cioè che da una parte ci sono estremamente magnetiche, ci attraggono, ci chiamano, e dall'altra parte invece ci mettono alla prova molto di più delle altre attività, espongono le nostre debolezze, ci spingono a affrontare i nostri blocchi, ostacoli interni e sono molto più carichi di energia sia positiva che negativa
per noi. Mentre altri punti di apprendimento molto importanti possono essere situazioni che magari noi non abbiamo nemmeno cercato in nessun modo, che si sono presentate da sole, o in qualche caso addirittura situazioni che al momento vengono percepite come una grande sfortuna, un momento di grande difficoltà, una perdita, insomma un evento che viene percepito come disastroso al momento e che dopo, col passare degli anni, riusciamo a superare, affrontare, e questo poi dopo ci dà una grande maestria. Questo esercizio, diciamo, io l'ho imparato originariamente come parte di un corso che aiuta a capire meglio che cosa noi possiamo offrire al mondo. Quindi, da una parte, può essere particolarmente utile alle persone che magari stanno cercando, appunto, in che modo possono essere al servizio, anche dal punto di vista lavorativo. Quindi, se voglio cercare di capire a che cosa mi voglio dedicare, a che cosa più mi ispira, più posso offrire, questo esercizio sarà estremamente utile. Poi anche per tutte le altre persone che magari già hanno un lavoro o non sono interessate ad avere un lavoro, questo può essere ugualmente utile, perché il nostro servizio a questo mondo non si basa solamente attraverso del lavoro che noi facciamo, cosa che spesso penso che sia un errore abbastanza comune da pensare. Ma il nostro contributo a questo mondo è in tutte le cose che facciamo, nelle piccole azioni, nelle persone con cui noi ci relazioniamo giornalmente, nei nostri cari, nei nostri amici, e abbiamo una certa influenza nel mondo. Si potrebbe dire che ognuno di noi porta in questo mondo certe qualità, entra in questo, diciamo, videogioco, mondo aperto, per imparare certi aspetti di se stesso, certe qualità, per fare un certo percorso che per questa anima è rilevante, e dall'altra parte per condividere in questo videogioco, diciamo, partecipare in questa dinamica collettiva, portando certi aspetti che sono unici di questa entità. Quindi, ricapitolando, l'esercizio si basa semplicemente in fare queste linee della vita e scrivere gli eventi importanti, scrivendo poi per ognuno evento quali sono gli aspetti che più ti hanno toccato, quali sono quei cambiamenti interni che ti ha portato, e se puoi individuare una struttura, delle linee di continuità all'interno della tua vita, delle cose che ti hanno particolarmente ispirato, dei momenti in cui sei stato particolarmente connesso e quindi si è sentito particolarmente, diciamo, in risonanza, ok? È un esercizio molto semplice, c'è anche una certa, diciamo, libertà di azione all'interno di questo esercizio, quindi sentiti un pochettino libero di adattarlo, di farlo in modo un pochettino creativo, e sì, non serve per forza seguire una struttura così rigida, le indicazioni sono abbastanza aperte, diciamo. E niente, spero ti sia utile. Per me è stato veramente interessante e mi ha fatto capire molto su me stesso, sulla mia vita. Quindi, questo è tutto per oggi. Spero ti sia utile questo esercizio. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Inoltre, se ti piace questo tipo di contenuti, ti invito di nuovo a iscriverti a questo canale, che mi aiuta tantissimo per far crescere questa piccola comunità che abbiamo costruito qui negli anni. E insomma mi aiuta poi a continuare a condividere nuovi video, nuovi contenuti per far crescere questo progetto. Intanto io ti auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima.